Radio News 24 On Air. Bentornati cari radioascoltatori, On Air è ancora qui con voi ad informarvi grazie all'intervento di professionisti dislocati su tutta l'Italia che intervengono per presentarci anche quelle che sono le loro attività. È la volta dell'InfoPoint Coral Club Verona, in sua rappresentanza Kifa Irina, che accolgo con un caloroso benvenuto in collegamento telefonico con noi. Irina, benvenuta ad On Air. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Irina Kifa, in qualità anche di naturopata, ecco, ci darà maggiori informazioni in questa intervista su come rafforzare il sistema immunitario, sempre importante e soprattutto in procinto, ecco, della stagione invernale. Allora, iniziamo proprio da qui. Perché è così importante, Irina, alzare le difese immunitarie e come funzionano? Il nostro sistema immunitario ha il compito di proteggerci appunto dagli agenti patogeni, di rimuovere le cellule e i tessuti danneggiati e le cellule anomale. Vogliamo tutti sentirci protetti davanti alle infezioni batteriche o virali che possono causare complicazioni e soprattutto appunto anche con l'arrivo della stagione fredda non vogliamo sentire tutti gli spiacevoli sintomi del raffreddore come febbre, tosse, naso chiuso, stanchezza, dolori muscolari. Quando le difese immunitarie dell'organismo sono indebolite, il corpo praticamente non riesce a far fronte a certe malattie che possono diventare croniche. Quindi nello specifico, Irina, cosa indebolisce proprio il sistema immunitario? Beh, sappiamo tutti che lo stress prolungato, l'inquinamento ambientale, quello elettromagnetico, l'abuso di farmaci, cattive abitudini, tutti indeboliscono il sistema immunitario. Certo, ma sono diversi i fattori, quindi. Non tutti sanno che sono due le cause più importanti, la disidratazione e il metabolismo pigro, che impediscono l'assorbimento dei nutrienti essenziali e l'eliminazione delle tossine. Visto che l'80% delle tossine accumulate nel corpo sono idrosolubili, in mancanza di acqua si depositano e appesantiscono l'organismo. E poi a causa di un'alimentazione sbilanciata e malassorbimento delle poche sostanze nutritive che si ritrovano negli alimenti al giorno d'oggi, praticamente il corpo non ha la forza di lottare. Quindi come possiamo rafforzare l'immunità, Irina? Beh, partendo dalle cause, con una corretta idratazione e l'attivazione del metabolismo. Queste sono le prime condizioni per attivare la capacità dell'organismo di rigenerare le cellule immunitarie. Certo. Riguardo l'idratazione, è molto importante non solo la quantità, ma anche la qualità dell'acqua che beviamo. Abbiamo a disposizione dei prodotti naturali per migliorare le proprietà dell'acqua potabile, sono dei filtrini tascabili Coral Mine prodotti in Giappone a base di corallo di alta profondità. Poi, se parliamo di una corretta alimentazione, consigliamo seguire una dieta sana con molta frutta e verdura fresca, ridurre al minimo l'assunzione di alimenti trasformati ricchi di zuccheri e scegliere alimenti che contengono vitamina A, vitamina C, vitamina D, zinco, selenio, acidi grassi, polinsaturi. Poi non è da sottovalutare l'aiuto che ci possono dare gli integratori alimentari come una soluzione pronta e mirata per ogni esigenza. Poi per favorire l'assorbimento delle sostanze nutritive è molto importante seguire anche dei programmi naturali per la pulizia intestinale e per il detox. Poi gli antiossidanti sono indispensabili in questo periodo. Praticamente il nostro sistema immunitario è quello che ci aiuta a prevenire vari problemi e disturbi ed è molto più facile e saggio prevenire che curare. Assolutamente, anche in questa branca, assolutamente. Quindi ecco, sono tante le informazioni importanti che ci hai dato, Irina. Parlando proprio appunto di questo InfoPoint Coral Club Verona, quindi ecco, nello specifico la mia domanda sorge spontanea, quindi qual è la mission, perché la decisione appunto di aprire un InfoPoint come questo? Coral Club non è la solita azienda che vende integratori, ma propone un concetto di salute basato sull'idea che se riusciamo ad assicurare al nostro organismo
le condizioni interne ed esterne più favorevoli, questo può autoregolarsi, autoregenerarsi, ed è molto semplice. Si tratta di un protocollo basato sui bisogni della cellula, visto che siamo fatti di trilioni di cellule. Parliamo di idratazione, disintossicazione, nutrizione della cellula e la sua protezione dai diversi fattori nocivi. Tutto con l'aiuto dei prodotti rigorosamente naturali, biodisponibili e di altissima qualità e sicurezza. E abbiamo aperto l'ufficio proprio per condividere l'esperienza nostra e di altre persone che hanno già messo in pratica questo protocollo e sentito i benefici. Vogliamo diffondere la consapevolezza che alla base del nostro benessere sta la prevenzione, sempre, e possiamo intervenire molto prima dell'insorgere di vari disturbi, semplicemente evitarli adottando uno stile di vita sano. E vorrei precisare che siamo tre soci ad aver unito le forze per aprire questo InfoPoint: Gonza Natalia, Chico Liliana e la sottoscritta Kifa Irina. Ci trovate a Verona in via Negrelli 82, Varà, zona stadio, e siamo presenti anche su Facebook e Google Maps. Benissimo, allora cercate InfoPoint Coral Club Verona sui social, mi raccomando condividete anche questa intervista, devo dire ricchissima di informazioni inerenti la nostra salute e il nostro benessere. Sottolineiamolo, come ci ha anche già detto più volte Irina, la prevenzione prima di tutto, è molto importante. Io ti ringrazio ancora Irina per questo intervento, è stato veramente un piacere averti potuto ascoltare, aver grazie potuto essere informata di tante così importanti informazioni, appunto, spero che siano arrivate a tutti i radioascoltatori, nonché al pubblico dei social. Grazie ancora. Buona giornata e tanta salute. Benissimo, allora salutiamola calorosamente Kifa Irina, ricordo che è stata in collegamento telefonico con noi dall'InfoPoint Coral Club Verona, e voi mi raccomando continuate a rimanere con noi, live social continua con le sue storie e le interviste on air, sintonizzati su Radio News 24.